Buonasera amici di Facebook, bentornati a Mailtime, la rubrica di Incauto Acquisto che vi mostra tutto quello che arriva qui nella redazione di Lega Nerd tutte le settimane, più o meno. Vi ricordo per prima cosa di seguirmi su Instagram, mi raccomando ragazzi, vi metto qui il solito riferimento con tutto quanto che scorre fighino, itomizer, e di seguirmi anche se non vi va tanto di vedere foto su Instagram o se non vi piace Instagram. Sono anche abbastanza attivo su Telegram, ho un canale che si chiama Clickbait e iscrivetevi anche lì, lì do consigli più particolari, un po' più lunghi, piccole robe, anticipazioni. È un canale particolare, secondo me vi piace, se vi piace Mailtime. Il canale si chiama Clickbait e lo username è Clickbaiting, comunque anche di quello vi riporto qui è scritto tutto quanto i riferimenti. Iscrivetevi sia al mio Telegram che al mio Instagram, grazie. Cos'è questa apertura facilitata di Amazon? Non mi ricordo più, tanto per cambiare cosa ho comprato. Vediamo un po' cos'è. Ah, questo potrebbe interessarvi se siete un minimo interessati al mondo della fotografia e del video. È una roba particolarissima, costa un cazzo, prima premessa, 15 euro. È componibile, cioè potete comprare più di una e attaccarli tra di loro. È una luce LED portatile, ha pochi LED, quindi non fa tanta luce, intendiamoci bene, ne fa immagino molto poca, comunque insomma non tantissima, però guardate che figata che è. Praticamente ha un attacco standard hot show qui sotto, quindi la potete attaccare sopra una camera per intenderci, ma ha anche altri tre attacchi qui a cui è possibile attaccare altri di questi. Avrei dovuto comprare almeno due per farvi vedere, però sinceramente volevo comprarne uno per vedere prima come andava, quindi immaginatevi questo, potete attaccarne un altro qua e poi andare avanti, un altro sopra, andare avanti, potete avere anche 9, 10, 20. Va a batterie non ricaricabili, 2 AA, adesso gliele metto, e poi ha semplicemente click, on off e intensità, la cosa più semplice del mondo. Metto le batterie e torno subito. Tac. Ha un raggio direi di 30-40 cm, un raggio in cui illumina sensatamente le cose, intendo, sì, 40-50 cm al massimo, però per 15 euro direi che è assolutamente interessante, leggendo tutto, assolutamente interessante perché appunto è componibile e soprattutto è molto piccola, sta in borsa, è la classica luce da utilizzare così come roba in più, no? Per illuminare in più, magari per metterla come spot in certi scatti o in certe riprese, cioè non per illuminare il soggetto principale ma magari per illuminare il retro anche solamente un poco, certe zone buie. È talmente piccola, portatile, così a batteria, quindi non serve il cavo, non serve attaccare da nessuna parte, si può appoggiare, si può attaccare anche un piccolo treppiedino per esempio, no? Per tenerla in piedi o per orientarla, molto facile, il classico treppiedi manfrotto tipo questo, no? Questo è il classico Pixie che mi porto sempre dietro per altri usi, però nel caso lo collego a questo che non ve l'ho detto, ma ha anche una vite classica da treppiedi sotto, tac, lo metti e a questo punto magari è orientabile, no? In tutti quanti i versi, non è poco affatto. Se vi interessa, link in descrizione. Poi ecco la Cortina Entertainment Agency, direi che sono PR, vediamo un po' che cosa mi hanno mandato. Allè, addirittura il Blu-ray, c'è anche un biglietto? No, niente. Il Blu-ray di Pacific Rim La Rivolta, che è da poco uscito in un video, vi leggo al volo le caratteristiche. Se lo trovo, durata 1 ora 51, azione, mamma mia come lo scrivono piccolo, 1080p ovviamente, inglese e tedesco. Allora, l'audio, che è quella, che è l'unica cosa interessante, è inglese e tedesco Dolby Atmos, italiano Dolby Digital Plus e poi c'è anche il turco in Dolby Digital 5.1. E l'italiano è in Dolby Digital Plus 7.1. Diversi contenuti speciali, scene eliminate con commento del regista Steven The Knight, sala degli eroi, ponte di rivolta, bla 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 bla. Se vi interessa Pacific Rim La Rivolta, link in descrizione e ora disponibile anche in un video. Poi pacco ammaccato, grazie mille corriere di Amazon, non so quale, non mi ricordo purtroppo chi eri, ma eri non bravo. Ok, apriamolo, non ha neanche l'apertura semplificata. Cos'è? Ah, pensa a te. Allora, ho da poco messo a casa una nuova connessione a internet,
può essere comodo avere in casa, visto che non ho altri numeri a parte il cellulare, può essere comodo avere in casa una linea fissa a cui ricevere oppure con cui fare telefonate. E per farlo serve un telefono da collegare al router. Ho andato su Amazon e ho cercato il più economico, il cordless più economico e più piccolo anche. Ho trovato questo di Panasonic che mi sembra molto interessante, guardate un po'. Si chiama KXTG1611, sempre il nome è. C'è in tantissimi colori diversi, anche rosso e nero, che sono stato molto tentato fino all'ultimo. Alla fine ho preso bianco e nero, che forse secondo me è il più bello. Costa un cazzo, una ventina di euro, chiaramente, altrimenti non l'avrei mai comprato, ovviamente una spesa extra che si rivelerà inutile per il 99% del tempo, ma magari quella volta che invece serve un telefono fisso, ce l'ho. Non è neanche malaccio, guardate un po'. Che è un plasticone totale, chiaramente. Il retro è bianco, quindi non è affatto male. Tac. Il fronte è nero, ha la rubrica, ha tutte quante le funzionalità base, insomma ha tutto quello che serve come telefono base, per quanto ci ricordiamo come funzionavano i telefoni. Ha una base che non è enorme, altra cosa che mi interessava perché ho veramente poco spazio. Ah, e poi l'altra figata di questa base qua è che si può collegare anche alla parete così in verticale, vedete qui. Quindi si può diciamo sia mettere appoggiata a un tavolo in questa maniera semplicissimamente e poi il telefono gli si appoggia, eccolo qua come, oppure si può anche attaccare al muro così in modo tale che rimanga insomma un po' più in alto e non occupi spazio su un tavolo. Per il resto è semplicemente la base con l'ingresso linea e direi niente, l'alimentazione per ricaricare il telefono e questo che non so cos'è. Ah, credo che fa, se premi qui suona lui, così lo trovi. Intelligente. Per il resto è un normalissimo cordless senza niente di particolare, semplicemente è piccolo, è esteticamente gradevole e costa un cazzo quello che serviva a me. Se vi serve un cordless a pochi soldi, vi consiglio questo. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, pacco che vi ho già svelato, se mi seguite su Facebook, Oculus Go. Che diavolo è l'Oculus Go? È quello che Oculus doveva fare un anno fa, detto in parole povere, e cioè diciamo investire tanti soldi per riuscire a vendere un hardware indipendente che non ha bisogno di un PC per funzionare a un prezzo molto basso, in modo tale da sviluppare un mercato in cui puoi sviluppare, far sviluppare ad altri contenuti, applicazioni, giochi, eccetera. Costa solo 219 euro, solo tra virgolette non è poco, però è poco per un visore VR indipendente che ha un hardware quindi in grado di far funzionare completamente la realtà virtuale senza bisogno di altro, quindi neanche non ha bisogno di uno smartphone come i visori mobile, non ha bisogno di un computer come i visori desktop, è tutto quanto dentro e ci gira il software di Oculus All in One Virtual Reality Headset. Si apre in questa maniera qua, eccolo qua, dentro c'è il visore standalone, molto figo con la sua plastichina ancora da togliere, oh, è tutto di plastica, però bella plastica devo dire, tolgo le plastichine perché godo a fare sta cosa, oh. Tra l'altro non so se riconoscete questo marchio, Mi di Xiaomi, perché l'hardware è fatto da Xiaomi e ha il classico laccio a tre fasce, no? Quindi due laterali e una superiore regolabili tutte e tre e qui si dirama, questo lo rende molto comodo, non ha cuffie integrate di nessun tipo, che per me è positivo perché tanto qui come vedete ha un jack cuffia a cui potete attaccare quello che vi pare, indossare voi le vostre cuffie preferite, che siano auricolari o no, questo si può anche orientare in questa maniera chiaramente. Qui c'è la porta micro USB per la ricarica ovviamente, sopra abbiamo il tasto di accensione qui, il bilanciere del volume più e meno, davanti sul fronte non c'è nulla se non il logo Oculus qui, in basso c'è questo buco che dovrebbe essere il microfono, direi, ne sono praticamente certo. Internamente vediamo la parte appunto interna che mi dice grab your phone to get started, chiaramente la configurazione si fa attraverso uno smartphone, ma non serve uno smartphone per utilizzarlo. Insieme vi danno anche il controller
che è sia un controller classico, insomma, utilizzabile come direzionale, no? E clicca anche, sia diversi tasti, tasto home, tasto back e il tasto frontale, grilletto, insomma, utilizzare in tanti modi. E in più è un rileva, diciamo, la sua non posizione nello spazio, purtroppo, perché non c'è un sistema di camere esterne, come vedete non c'è niente che vi riprende mentre state giocando, quindi non c'è un sistema esterno che riprende la vostra posizione spaziale, ma sente unicamente il suo orientamento rispetto agli assi principali, quindi è possibile chiaramente girarlo, ma non è che cambia se lo tenete qui o lo tenete qua. E direi che non c'è nient'altro se non qualche cavo. C'era il cavo di ricarica, questo è da montare nel caso si portino gli occhiali. Internamente, esatto, Eyeglass Spacer è uno spaziatore per fare in modo che stia un po' più lontano dalla faccia. Quindi c'è l'alza di controller, il lanyard che si collega qui dietro al controller, USB cable qui dentro, appunto, le batterie per il controller e addirittura un lens cloth, vabbè, insomma, varie robe. Insomma, molto particolare questo Oculus Go, secondo me è una buona strategia, altrettanto secondo me sono arrivati un po' troppo in ritardo, purtroppo, però magari mi sbaglio e insomma siamo ancora in tempo per parlare di VR, e ci sarà ancora interesse verso la VR nei prossimi anni, soprattutto se di questi ne vendranno abbastanza da riuscire a creare, appunto, una piattaforma su cui sia sensato sviluppare contenuti, cosa che attualmente, insomma, direi che ne ho parlato anche troppo. Però Oculus Go, se vi interessa saperne di più, seguitemi sui miei social, ne riparlerò senz'altro perché lo proverò nei prossimi giorni, e fatemi sapere nei commenti se avete domande particolari. Se vi interessa, link in descrizione. Poi, pacco bello grande questo. L'Homography. Allora, vi spiego subito, ho visto che vi è piaciuta molto la Polaroid Snap Touch che vi ho mostrato, cos'era, Mealtime 40, 39, non mi ricordo, uno o due puntate fa, e ho pensato, perché non contattare tutti i produttori di camere Instant, farmele mandare tutte quante, fare un bel video comparativo come piace a voi, sono sicuro che l'idea vi piacerà. Quindi vedrete che nelle prossime Mealtime arriveranno tante altre macchine Instant simili. E allora, se questa Polaroid è basata su praticamente una stampante Zinc, Zero Ink, che è una stampante che una volta che lei ha fatto la foto in digitale, fondamentalmente con la sua lente, eccetera, voi potete scegliere qui con il touch, stampa questa, non stampare questa, o addirittura potete usare questa come semplice stampante Zinc, Zero Ink, appunto, collegarla al vostro telefono e mandare in stampa foto, cosa molto, molto comoda, devo dirlo. La qualità, insomma, non è eccezionale, soprattutto quando stampate con foto fatte con la sua lente terribile. Questa è tutta un'altra roba. Questo è un bundle molto bello, uno perché c'è questa diciamo edizione speciale Cabo Verde, che vabbè, siamo su Lega Nerd, non potevo, cioè, mi hanno chiesto sceglierne una, quale altro edizione speciale avrei dovuto scegliere se non questa qua. Due, è il bundle con anche le lenti aggiuntive e molto di più da quanto ho capito, quindi l'Homo Instant Automat è, diciamo, il modello, no? Ok, bello assai, che figata. Poi wallet size degli Instant Photos, e vabbè, ok, perché chiaramente usa il formato Instax Mini, quindi è quello un po' più piccolo. Super Easy Auto Mode, adjust exposure and flash, quindi regola automaticamente l'esposizione e utilizzo o meno il flash. Long exposure and multiple exposures, quindi è possibile fare lunghe esposizioni o esposizioni multiple per fare effetti particolari, che con questo tipo di pellicola, insomma, si presta perfettamente. Color gel filters for flash, quindi si andranno ad aggiungere qui davanti dentro il flash per dare un po' un colore particolare a tutta quanta la foto. Fisheye lens, wide lens, close up lens e splitter, quindi queste sono le lenti aggiuntive che vengono date, più diversi goodies, glue dots, photo stand, magnet stickers, addirittura pieno di roba. E vediamo un po' che c'è qua. C'è la camera vera e propria che tiro fuori così ve la faccio vedere per bene. Oh, cioè, però non è proprio piccola, eh? Insomma, è bella cicciotta, è molto bella.
Quello che vedete verde è una similpelle molto bella al tatto, non si capirà in camera, ma vi assicuro che non è semplicemente stampata, è proprio, i buchi sono veri ed è una similpelle adesiva, l'effetto è molto gradevole, è tutta bianca e verde, bellissimo. Qui, se non ricordo male, si apre, esattamente viene in fuori, è un 60 mm f8. Tutte queste camere instant hanno un'apertura veramente molto lenta, hanno lenti lente, come si dice, non certo veloci, perché questo più è chiuso, più la profondità di campo è lunga e quindi più è facile tenere tutto quanto a fuoco, quindi F8 e oltre, immagino. Un 60 mm, quindi direi adatto appunto per soprattutto i ritratti, non ci fate certo un paesaggio. Però in questo bundle sono incluse anche delle lenti aggiuntive, eccole qua, che sono il remote control, è questa cosa qua addirittura. Ah no, ecco qua, questo è il tasto instant, questo è il tasto time, questo è per incastrarlo dentro. Ah, perché gli si monta addosso, fa da tappo per la lente, bellissima idea. E poi abbiamo una lente wide angle e poi abbiamo la close up, il fisheye addirittura e la splitzer. E direi che si spiegano tutte quante tranne la splitzer, che è una roba proprio di lomo e che permette in pratica di coprire una parte del soggetto, comunque una parte di quello che entra dentro la camera, vedete? In questa maniera, in modo tale che se fate esposizioni multiple, magari fate prima questo e verrà impresso unicamente questo spicchio, no? E poi fate così e verrà impresso tutto quanto, quindi questa parte qua si sovrapporrà allo scatto di prima, oppure andate a coprire la parte di prima e a scoprire un'altra parte, insomma avete capito. Con scatti multipli si possono fare delle foto in cui compaiono, diciamo, per ogni angolo aperto o diverse impressioni, oppure una singola impressione unicamente per quell'angolo. È molto bella questa Automat Cabo verde, edizione speciale così verde, è fighissima. Vabbè, se vi interessa, link in descrizione, ne riparleremo in un video dedicato con tanti altri competitor per ottenere la migliore instant camera in commercio per i diversi usi. Poi abbiamo uno scatolone davvero enorme che non sono in grado di far stare, ah sì, così ci sta, dentro l'inquadratura, ma secondo me dentro c'è una cosa più piccola, perché aspettavo una roba non enorme, non mi sembrava fosse enorme, spero che sia quella o forse magari qualcos'altro, adesso lo scopriamo, viene da Amazon. Ah ok, scatola dentro la scatola come al solito, Amazon non ha trovato niente di meglio, poteva spedirmi direttamente questa. Mai capito perché fanno così. Una scatola gigante che non so dove mettere. Ok, ripartiamo, questa è la scatola vera e propria. Allora. Ah ok. Allora, ho pensato che, visto che è estate e non tutti hanno un condizionatore o comunque non tutti apprezzano il clima fatto, insomma il clima creato da un climatizzatore, appunto, e alcuni preferiscono un semplice ventilatore, soprattutto quando non è super caldo, io ne cercavo uno per casa, noi a casa abbiamo il climatizzatore, però è bello la sera, no? Non stare a tenere il climatizzatore che bisogna chiudere le finestre, fa quell'aria fredda che insomma non è proprio salutare, no? Quando magari semplicemente è un po' caldo ma non caldissimo e basterebbe un semplice ventilatore che smuova un po' l'aria in casa. E ne cercavo però uno bello, un minimo di design e non troppo costoso. Questo l'ho pagato 35 euro, comunque una quarantina di euro, quindi poco, relativamente poco, è un ventilatore da tavolo che però può essere messo tranquillamente anche a terra, ha un diametro di 30 cm, la pala è 35 mi sembra in tutto, esteticamente almeno in foto era molto bello, adesso scopriamo insieme se è effettivamente bello quanto mi sembrava fosse in foto. Montiamolo! Ora è tutto in metallo, già cosa molto molto positiva, questa è la base, metallo, molto bene. Ha una parte qui che prosegue tutto attorno in plastica, per cui quando l'appoggiate
non solo non si muove, ma insomma non rovina le parti in cui si appoggia. Qui ci sono le istruzioni che non serviranno a un bel niente. Questa è una vite che servirà a qualcosa. Questa è la gamba, che è in legno e metallo, mi piaceva per questo. Guardate, questo qui è proprio legno, sì, non è proprio il legno migliore dell'universo, ma è sempre legno. Tac, ok, ho già fatto base e gamba, diciamo, supporto. E poi c'è il ventilatore vero e proprio, eccolo qua, che non ha nessuna funzionalità particolare se non acceso e spento e rimani fisso oppure ruota e vabbè, tre velocità, che insomma è veramente il minimo sindacale. Ha una cazzo di presa asciugo che le odio, ma chi se ne frega, amen. Pesa una sassata, molto bene, visto che insomma è tutto in metallo. Questo si monta, vabbè, semplicemente così, molto semplice. Poi sì, si può inclinare e poi ribloccare, ma cambia veramente poco, si inclina di qualche grado e basta. Questa è la presa elettrica, vediamo adesso l'attacco, così sentiamo anche quanto è rumoroso. Ok, metto il microfono vicino a lui così lo sentite bene la differenza. Si può chiaramente bloccare, ecco, così rimane bloccato. Questo è il rumore che fa a 1. Questo è 2. E questo è 3. Diciamo che è una distanza normale. Questo è 3. Secondo me neanche l'ho sentito, comunque lo sentite molto piano. Non dà assolutamente fastidio. Mi sembrano ottime ventole. Anche perché di base io immagino lo terrete a 2, se non a 1 proprio. E magari facendolo girare, tac, in questa maniera qua. Così lui gira. È bello, no? Mi sembra molto bello esteticamente. Mi piace assai. La base è in metallo, il piede è in legno, tutto il supporto è in metallo, la copertura qui è tutta in metallo e anche la copertura del motore dietro è tutta in metallo, e infatti è tutto molto pesante. Secondo me è di ottima qualità, almeno apparentemente, e il motore funziona bene, è silenzioso, costa attorno ai 40 euro, 35, 40 euro, è bello. È di design, tra virgolette. Se cercavate un ventilatore bello da mettere in casa che non sia la solita plasticata orripilante, oppure quelle colonne che vanno tanto di moda adesso, che però sono molto brutte, questo qua insomma non occupa tantissimo spazio, si può anche mettere per terra e non sul tavolo. Non è enorme, ma neanche piccolissimo, quindi fa la giusta aria. Vi assicuro che fa molta aria, mi sta sparando adesso in faccia una grande quantità di aria ed è solamente a 2, non a 3. Così in metallo nero e con il supporto in legno mi sembra molto figo. Se vi interessa, link in descrizione. Allora, è finita anche questa puntata di Mail Time 41. Non tantissime cose come vedete, però spero che vi siano interessate. Allora, siamo partiti con questa luce di Andoer, luce LED portatile, potenzialmente molto comoda e combinabile, perché se ne comprate più di una si possono attaccare tra di loro e ognuna ha la propria batteria, quindi è trasportabile, insomma è molto comoda. Costa 15 euro, pochissimo quindi, e in più fa anche abbastanza luce come vedete. E poi abbiamo visto da l'Homography la l'Homo Instant Automat in questa edizione bundle, sia edizione speciale con un colore speciale cabo verde, guardate che bella che è la cabo verde, bellissima, sia appunto questo bundle particolare che comprende diverse lenti aggiuntive, accessori eccetera, e in più ci sono anche un po' di pellicole, perché farò uno speciale come vi ho detto, spero che vi interesserà. E poi abbiamo visto un cordless, incredibilmente sono riuscito a parlare anche di cordless qui su Mailtime. Come vi spiegavo, mi serviva un telefono super economico a casa, magari cordless. Questo costa una ventina di euro, funziona direi benone, non l'ho ancora provato, ma è veramente insomma super testato ormai. Questo di Panasonic, bianco e nero, con la sua base molto piccola, è l'ideale tra prezzo, prestazioni e dimensioni.
Poi abbiamo visto l'Oculus Go, che spero vi interesserà approfondire magari sui miei social o in qualche altra maniera, ve l'ho mostrato veramente al volo, è un oggetto molto particolare che speriamo diffonda il più possibile la realtà virtuale creando una propria piattaforma sensata. Abbiamo visto Pacific Rim, la rivolta, che è uscito in un video e vi invito a recuperare se non l'avete già visto, e per finire abbiamo visto anche questo bel ventilatore della Branson, non avevo detto ancora la marca, della Branson, nero, tutto bello in metallo con la gamba qui in legno, un bel design, sembra anche un'ottima qualità, silenzioso, tutto quello che serve a un prezzo assolutamente abbordabile attorno ai 35-40 euro. Se cercavate un ventilatore bello da tenere in casa senza spendere un capitale, questo di Branson sembra l'ideale. Anche per oggi ho finito questa puntata di Mail Time. Se la puntata vi è piaciuta mettete un bel like o anche un dislike, fate qualcosa qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se siete già iscritti ricordatevi di attivare le notifiche con il campanellino qui di sotto, condividete il video con i vostri amici se potrebbero essere interessati, e noi non dovessimo più rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, ciao giovani.